Dottoressa Margherita Andrina Magazzini, si occupa di sclerosi multipla, sensibilità chimica multipla, intossicazione a metalli pesanti da una vita, è anche paziente, se però guardi, averla qua non è stato facile, ha molta esperienza, ascoltatela con attenzione, perché parliamo di pazienti che, come sapete, non stanno molto bene. Ma noi dobbiamo evitare che questi pazienti arrivino a quel punto. No, ah, sai, no, dobbiamo evitare la sofferenza. Siete d'accordo, sì o no? Grazie, Giorgio. Sì. Il problema dei malati di sensibilità chimica multipla è molto semplice e allo stesso tempo complesso. Perché questa è una patologia... Per piacere non parlate in aula, grazie. È una patologia che è una sindrome, quindi con sintomi multiorgano. Quindi l'approccio ai malati di sensibilità chimica multipla è l'esatto opposto dell'approccio e della prospettiva riduzionista che ha segnato il paradigma della medicina fino ad oggi, che poi è quello che stiamo dicendo fin da stamattina. Per piacere non parlate in aula, per piacere. E di tutte le definizioni che ci sono e sono state date di sensibilità chimica multipla, tutte mettono in luce il fatto che sia una condizione cronica di una durata quindi superiore a 6 mesi, con sintomi ricorrenti, comunque sempre un disturbo acquisito. E questo ci dice molto sul fatto che i fattori che incidono sull'epigenetica abbiano a che fare con la sensibilità chimica multipla. C'è sempre un coinvolgimento del sistema nervoso centrale e di almeno un altro apparato. Le risposte che si hanno sono sempre risposte evocabili, quindi da concentrazioni inferiori a quelle tollerate dalla maggior parte delle persone. E questo pone un problema di comprensione da parte di noi medici, degli operatori, dei familiari. Chi comincia a soffrire di questa patologia e manifesta i primi sintomi si trova a scontrarsi con l'incomprensione sia dei medici. Spesso la maggior parte dei pazienti con sensibilità chimica multipla sono e si trovano quindi nella condizione di capire che hanno quella patologia dopo molto tempo, e spesso da soli e grazie fortunatamente negli ultimi anni alle associazioni dei malati di sensibilità chimica multipla, però si scontrano davvero col fatto che noi medici, quando ci arriva un paziente con sensibilità chimica multipla complesso, che ha bisogno di ascolto, che ha bisogno di essere, con cui noi dobbiamo essere più pazienti del paziente. E noi medici e noi operatori siamo chiamati a essere veramente più pazienti del paziente, che per la sofferenza diventa impaziente perché soffre, soffre veramente tanto. E questo ve lo dico da un punto di vista professionale e da un punto di vista personale, perché come diceva Giorgio prima, io stessa sono una malata di sensibilità chimica multipla e quindi diciamo per me è stata molto difficile venire qui ed è altrettanto difficile stare qui in mezzo a voi, perché la sensibilità chimica multipla è data dal fatto che, e si caratterizza per il fatto di rispondere con manifestazioni di tipo infiammatorio, prima irritativo e poi infiammatorio, a sostanze chimiche nell'ambiente, profumi, deodoranti, detersivi, detergenti e via discorrendo. E quindi questo dipende molto anche dalla quantità a cui si è esposti e dalla durata dell'esposizione. Si passa quindi poi per il fatto che questa patologia evolve da uno stadio in cui tutte le persone che poi sviluppano la sensibilità chimica multipla tollerano l'ambiente, a una serie di stadi: lo stadio della sensibilizzazione, appunto, della fase irritativa, lo stadio della dell'infiammazione e poi quello del deterioramento.
perché, come diceva Giorgio, se non si interviene nelle fasi iniziali, poi l'evoluzione è inevitabile. Allora, la mia relazione va nella direzione di capire in che modo S-Drive può aiutarci, e quindi può aiutare tutti noi a individuare fattori che poi aiutano i pazienti con sensibilità chimica multipla a vivere meglio la loro condizione, perché purtroppo questa condizione, una volta che è cominciata, è difficile da, come dire, non si, è difficile che si torni completamente indietro da questa patologia. Se i soggetti sono continuamente e si trovano ad essere esposti alle sostanze chimiche ambientali. Quindi S-Drive in tutti gli stadi ci consente di rilevare ogni volta gli antiossidanti, lo stress ossidativo, le sfide ambientali in gioco, e questo lo fa fin da quando siamo allo stadio zero, cioè dallo stadio della tolleranza, cioè quando non abbiamo ancora niente, perché comunque già in quello stadio possono essere presenti delle situazioni e delle condizioni predisponenti. E altra cosa molto importante è che già dal primo stadio possiamo individuare fattori che poi si ritrovano anche negli stadi successivi, come quello dell'aumento dell'istamina, che in S-Drive è segnalato dall'istidina, che è il precursore dell'istamina. E anche in questo caso istidina e quindi istamina significa aumento dei livelli di istamina. L'istamina, se noi parliamo di istamina, pensiamo sempre al fatto allergico e prevalentemente allergico, ma l'istamina all'interno del nostro corpo fa un sacco di cose, svolge una serie di funzioni fisiologiche. Il problema nasce quando l'istamina è in eccesso rispetto alle funzioni fisiologiche, perché comunque all'interno dell'organismo si possono verificare delle condizioni da un punto di vista genetico e epigenetico di carenza, di disfunzione degli enzimi che controllano i livelli di stamina, e quindi si ha tutta una esaltazione, una sollecitazione di tutti gli organi coinvolti. C'è sempre anche una condizione che riguarda l'MTHFR, quindi il ciclo di rigenerazione della metionina. S-Drive ci consente anche di capire perché come dire, come facciamo a capire perché passiamo dallo stadio di tolleranza allo stadio 1, cioè allo stadio di irritazione, a quelli successivi? Perché comunque si verifica uno squilibrio, quindi tra la carenza e la disfunzione dei sistemi di detossificazione antiossidanti e il carico delle sostanze tossiche, quindi bioaccumulo e stress ossidativo. Questo è quello che fa passare alla fase successiva. E quindi poi i meccanismi che contribuiscono all'accumulo sono molti, moltissimi, che possono tutti essere rilevati da S-Drive, come vedete nella tabella che è esposta. Poi si passa, quindi se non si arriva lì, si passa allo stadio successivo, quindi di irritazione e di sensibilizzazione. Quindi o quando una persona si trova a esporsi a una dose acuta ad alte dosi, oppure quindi a una esposizione chimica ad alte dosi, oppure quando l'esposizione a minime quantità ripetute nel tempo alla fine porta a sintomi di irritazione. Dall'altra parte, in questa fase qua, tutti i sintomi riportano nettamente all'istamina, che comunque ricordiamoci che nei libri di patologia generale viene considerato, quando studiavo all'università 30 anni fa, sono considerati, l'istamina è considerata uno, se non il primo fattore che si scatena in ogni reazione di tipo infiammatorio. Quindi a questo vi invito a tenerne conto, perché veramente spesso l'istamina viene poco considerata. Quindi anche qui, come dicevo prima, S-Drive ci consente di rilevare l'istidina e quindi l'istamina in una serie di aree del report, ma si collega anche all'elettrosensibilità e all'elettrosmog, perché l'istamina è comunque considerato uno dei parametri che in prevalenza viene liberata in risposta all'esposizione ai campi elettromagnetici. Quindi questo passaggio continuo tra materia ed energia è molto chiaro, e i pazienti con sensibilità chimica multipla lo sentono molto più degli altri, come i bambini.
A tutto questo poi chiaramente questo ci deve dare un'indicazione, parliamo di indicazione di informazione sul fatto che dobbiamo andare avanti nell'informazione e nell'approfondimento, perché ci dobbiamo fare delle domande, come domandiamo con il report, con S-Drive al corpo che cosa sta succedendo, poi l'indicazione di andare oltre, perché S-Drive è un supporto. E quindi possiamo andare a fare esami di tipo genetico sul DAO, polimorfismi del principale enzima di controllo dell'istamina, ma anche sul metabolismo dei solfiti, che comunque da un punto di vista genetico è alterato nei pazienti con sensibilità chimica multipla e che in report può avere l'indicazione dello zolfo tra i minerali. E poi quando si parla di stamina il risvolto pratico è che dobbiamo tenere conto del fatto che abbiamo alimenti ricchi e o liberatori di stamina che poi ritroviamo nell'ambito dei 10 alimenti che vengono segnalati dal report, uno o più di uno, in dipendenza chiaramente di quello che il paziente assume o la paziente, perché la maggior parte sono donne. Lo stadio successivo, quindi se non siamo riusciti a intervenire sullo stadio 1, passiamo allo stadio 2, quello dell'infiammazione, quindi i sintomi diventano più importanti e poi progressivi, perché per ogni esposizione si ripetono e quindi si aggravano. Ovviamente, come dicevo prima, in termini di entità dell'esposizione e di durata della stessa. Quando arriviamo alla fase di infiammazione e anche in quella di irritazione siamo ancora in grado di tornare indietro, sia con l'evitamento, cioè evitando di esporsi, sia con le cure disintossicanti. Però questo è appunto compito del soggetto, ma è compito anche di tutti quelli che gli stanno intorno, quindi anche nel luogo di lavoro. Evitando però anche un altro aspetto che è importantissimo, che nessuno ci, come dire, che nessun altro, come dire, test o indagine ci può dire, che è quello degli additivi alimentari. Molti degli additivi alimentari portati in REP in realtà sono anche eccipienti dei farmaci, quindi il problema nasce anche sui farmaci e sul metabolismo dei farmaci. E da parte di tutti poi il rispetto del divieto di fumo. Abbiamo le leggi che ci dicono di non fumare e ci ritroviamo invece a farlo ugualmente. Tenete conto che quando una persona fuma, dopo aver spento la sigaretta, continua a fumare per mezz'ora. Quindi i prodotti del fumo continuano a essere riportati, diciamo, a permanere nell'ambiente. Il messaggio qual è, quindi? Che chi difende noi malati di MCS, non solo, quindi facendo tutto quello che vi ho detto finora, non solo difende i malati e quindi rende a loro la vita migliore, ma difende in realtà anche se stesso, perché ho detto prima che questa è una patologia acquisita, quindi potenzialmente in cui la componente epigenetica gioca un ruolo fondamentale. E quindi in realtà io non ve lo auguro, però potenzialmente tutti potremmo sviluppare la sensibilità chimica multipla e vi assicuro che questa patologia è una patologia assai invalidante e limitante. Quindi le cure disintossicanti di cui abbiamo parlato ampiamente, ma se non arriviamo qui, il passaggio successivo è lo stadio 3, cioè quello del deterioramento, dove le lesioni diventano delle lesioni permanenti. E quindi danni ai tessuti, lesioni al sistema nervoso centrale, al rene, al polmone, al sistema immune. Non a caso il professor Giuseppe Genovesi, a cui è dedicato questo evento e il convegno di domani, definiva la sensibilità chimica multipla nelle sue diagnosi sindrome neuroimmunotossica infiammatoria, per parlarvi quindi e per definire la complessità di questa patologia. Poi è vero che il deterioramento è una fase irreversibile, ma la mia domanda che mi sono posta è: davvero irreversibile? Sicuramente possiamo evitare di arrivarci, quindi possiamo evitare che diventi irreversibili, ma soprattutto poi possiamo intervenire sia sullo stesso ossidativo che sulla riprogrammazione cellulare ed epigenetica. Potremmo intervenire anche su altre cose. Su S-Drive possiamo capire quali sono le aree critiche su cui lavorare, possiamo avere delle informazioni su fattori aggravanti, quindi bloccare la progressione di un processo degenerativo,
quindi lavorare sui campi, sulla protezione dai campi elettromagnetici, sugli alimenti, sui metalli pesanti, sugli acidi grassi, perché poi le pareti c'è il danno per ossidazione lipidica, e poi sui virus, che costituiscono comunque dei fattori aggravanti, soprattutto quando si ha riattivazione di virus herpetici. Ovviamente la bibliografia, io ne ho citata qualcuna, però diciamo che in realtà negli ultimi anni il numero dei lavori è aumentato notevolmente. E poi c'è un'ultima nota che è molto importante, perché è nata in realtà da una domanda, parliamo di domande. Qualche anno fa, io sono nata prematuramente a 8 mesi, e io ricordo dalle mie conoscenze di medicina che quando si nasce a 8 mesi i processi sono cominciati ma non sono terminati. Questa è una conoscenza che c'era stata data. Ecco, in dei lavori del professor Bonocore dell'Università di Siena, addirittura risalente al 1967, addirittura ritrovati su internet con la pergamena scritta di una volta a mano, ci sono proprio studi che rilevano come i sistemi di detossificazione enzimatici possono essere, la loro maturazione, la loro formazione comincia ma si ferma e non si completa, e quindi questo rappresenta un fattore predisponente successivo. Quindi quanto è importante la prevenzione pre-primaria e anche durante la gravidanza, perché questo sarebbe anche un altro fattore importante da mettere in campo. Penso che potremmo lavorare su questo, perché fattori che poi incidono sulle varie fasi della gravidanza vengono comunque respirati, comunque assunti dalla mamma. Quindi noi pazienti di MCS siamo anche noi, come diceva stamattina un collega, in realtà sentinelli dell'ambiente. La nostra è una vita grama e, come vi ho già detto prima, limitante, che però davvero può diventarlo di meno o per niente se tutti noi diamo il nostro contributo, e soprattutto se diventiamo tutti quanti, e noi siamo tantissimi oggi, capaci di, una volta diventati consapevoli, di educare gli altri pazienti, i familiari che non comprendono. Io ho avuto delle pazienti che avevano i genitori che, pur sapendo di questa patologia, lavavano il pavimento con un detergente che lei dava assidio, e questo ogni volta sveniva. Quindi, se diventiamo tutti consapevoli, l'unico modo per diventare consapevoli è la conoscenza, e quindi la consapevolezza, e poi di metterla veramente in pratica nei nostri studi, perché questo significa consentire a questi pazienti di essere accolti e di avere una soluzione ai loro problemi. Grazie di cuore. Grazie. Che meraviglia!